Buon pomeriggio Gialli, benvenuti di nuovo al mio post partita di Ascoli Modena. Modena batte Ascoli 2-1. Prima di iniziare, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, ma veniamo alla partita. L'Ascoli passa in vantaggio al 26esimo con il gol di Dionisi, poi al 55esimo Falcinelli pareggia il risultato e al 90esimo Diò batte Guarna e ci fa vincere la partita. Però, prima di partire ad analizzarla, vi devo dire delle cose. Tremolada, hai rotto i coglioni. Cioè, io te lo dico onestamente, hai spaccato la minchia, perché, cioè, a che cazzo serve in campo? A che cazzo serve in campo? Non serve niente. Cioè, sei lì che, cioè, fai vedere negli allenamenti che la butti all'incrocio dei pali, fai i rigori, però quando sei in partita, se la butti in curva, la butti in tribuna, la butti, fai, Madonna, cioè, fai delle aperture di campo senza trovare il compagno. Cioè, hai rotto i coglioni. Cioè, io veramente non ti voglio più vedere in campo. Cioè, non rendi. Poi, vabbè, andiamo avanti. Abbiamo vinto, mi voglio incazzare, però comunque delle cose sono da dire. Ad ogni modo, è una partita dalla doppia faccia. Al primo tempo, l'Ascoli, siamo partiti anche abbastanza bene, avevamo un po' di assenza, Armadino non c'era, ha giocato Duca, che secondo me non è che ha giocato malissimo. Però il primo tempo siamo partiti bene per i 10 minuti, abbiamo un po' manovrato, abbiamo un po' cercato di fare qualcosa. Poi dopo, al 26esimo comunque, perché loro hanno battuto un calcio di punizione, hanno fatto la sponda e poi Dionisi ha fatto gol e il VAR comunque ha convalidato il gol, ma c'era, comunque si vedeva. Però nel secondo tempo, togliendo via, cioè veramente Tremolada, mi fai veramente incazzare, perché giochiamo in uno in meno, ma veramente, non ti serve niente. Cioè, ha tolto via Tremolada, Tesser, ha messo su Falcinelli. Falcinelli è più attaccante, finalmente non ha fatto sto stracazzo di regista offensivo che non serve a niente. Guarna ha sbagliato il rinvio, Gerli, poi arriviamo anche a Gerli, ha fatto una gran sponda, un gran passaggio, scusate, un assist, e Falcinelli ha incrociato e ha fatto gol. Poi arriviamo al 90esimo, poi è stato anche espulso Belluschi. Perché ha preso un cartellino nel primo tempo, poi ha preso il secondo cartellino giallo nel secondo tempo, quindi è stata l'espulsione, e da lì ci abbiamo creduto, abbiamo provato a vincerla. È stato anche bravo Tesser perché ci ha creduto, ha tolto via. A un certo punto c'aveva Falcinelli, Diò, Bonfanti, Mosti, perché Tesser ha capito che noi dovevamo vincerla dopo l'espulsione, dovevamo riuscire, dovevamo provare a vincerla, ci siamo riusciti. Ha tolto via, adesso non mi ricordo chi, per mettere su Bonfanti. Anzi, ha tolto via Gerli per mettere su Bonfanti. Bonfanti ha fatto la sponda per Diò e Diò ha battuto Guarna con un pallonetto. Non ho esultato subito perché dalla telecamera mi sembrava fuori gioco, ma poi dopo vedendola meglio era regolare. Il Modena vince in trasferta, era quello che chiedevo e stiamo avendo la continuità dei risultati. Abbiamo battuto la Regina, abbiamo anche battuto l'Ascoli, dobbiamo andare avanti così. Però voglio parlare dei singoli. Allora, di fianco alla ghirlandina bisogna fare la statua di Gerli. Cioè, senza Gerli noi non siamo niente. Noi abbiamo bisogno di Gerli. Gerli deve giocare tutte le partite. Era anche fasciato, va bene, devi giocare anche fasciato. Tu non devi, non puoi stare in panchina. Cioè, devi giocare sempre. Poi, Agnew Nedry che mi ha fatto incazzare parecchio. Marsura serve da giocare all'inizio come la forchetta per il brodo, non serve a niente, lui deve giocare da subentrato, perché si è fatto anticipare tante di quelle volte, ma tante di quelle volte nel primo tempo, sì, cercava di difendere il pallone, cioè, poi arrivava un etro che aveva il balão, cioè, ma che cazzo, cioè, Tremolada e Marsura nel primo tempo non sono serviti a niente. Cioè, noi siamo stati inoffensivi, cioè eravamo offensivi come una pernacchia, cioè niente, non facevamo una mazza lì davanti nel primo tempo. Poi dopo, giustamente, Tesser ha visto che Tremolada, e per favore Tesser, smettilo di farlo giocare. Questa cos'è, l'ottava partita di campionato, non c'è stata una partita per bene. A parte se sì, Walter Nana ha fatto quel calcio di punizione per mettere in mezzo, poi ha deviato la barriera, ha fatto gol. Ma non serve a niente adesso come adesso Tremolada, non metterlo più al suo in campo.
lascialo tirare i rigori e le punizioni da in allenamento e buona, fallo subentrare, non serve a niente adesso. Però voglio fare veramente, noi abbiamo bisogno veramente di Gerli, Gerli è fondamentale. Poi sono stati anche per Griffi, Silvestri, sono stati importanti per la nostra difesa. È stato, a me, ripeto, mi è piaciuto anche Duca, ha giocato anche abbastanza bene, pure non essendo stato, secondo me è stato quasi l'ultimo minuto che ha giocato Duca, perché Armellino sembrava che dovesse andare ad Ascoli, poi dopo non è stato neanche convocato, secondo me l'ha dovuto mettere quasi all'ultimo. Poi comunque Magnino, sia sempre lì, a me non mi fa impazzire, però è uno che deve fare della diga, abbiamo la coperta corta a centrocampo, al De Zuguerga, niente da fare. Però ragazzi, veramente siamo riusciti a vincerla, dovevamo comunque fare un risultato positivo, perché dobbiamo dare continuità ai risultati. E poi voglio fare veramente un plauso a Dio, l'ho criticato, lo sapete, la scorsa partita gli ho dato anche 7,5 in pagella, però piano piano si sta rilevando importante per noi, ci ha creduto sia nel primo tempo, che lì sembrava che ci fosse un rigorello su di lui, ma si poteva anche non dare, va bene anche non averglielo dato, però alla scancrè, a me piace chiamarlo uno che scancra, perché ha ricorso agli avversari, ha ricorso i marcatori dal primo al secondo tempo, è sempre stato lì sul pezzo e poi è stato sempre lì anche al 90esimo. Bonfante ha fatto una bellissima sponda di testa, l'ha messo in porta, ha corso in porta, ha fatto un bel pallonetto a Guarno che è stato lì in quella circostanza di oggi, è stato cinico, freddo e ha battuto il portiere. Dai Gialli, andiamo avanti così, per favore Tremolada, Desert, perché fa cagare. Comunque, dai Gialli, andiamo avanti, forza così.